cosa bisogna fare, non è una polemica, non è una cosa, ma come bisogna fare affinché i sindaci possano rispondere a questa situazione che sta diventando catastrofica non solo a Napoli ma in tutta Italia? Sì, è così, è una situazione catastrofica in tutta Italia che viene affrontata da parte di chi dovrebbe cambiare rotta sempre allo stesso modo, col rischio che quello che è una catastrofe può diventare abitudine. E quindi come se noi ci dobbiamo rassegnare a tutto questo. I sindaci l'hanno detto in una maniera fortissima all'Assemblea di Arezzo, uniti tutti, dal nord al sud, perché è una questione italiana, non è una questione solo di un'area geografica, che governo e Parlamento considerano la messa in sicurezza del nostro paese una priorità assoluta, perché avremo più sicurezza, più lavoro, più economia e poi sì, in questo modo si cominciano a sensibilizzare tutti che l'allerta meteo non è l'argomento, come dire, di dibattito solamente serale davanti a un piatto di spaghetti, è un argomento centrale di cui per ora non se ne vede la centralità, quindi noi andiamo avanti come ieri e io voglio ringraziare davvero perché sono stato dalla mattina alla notte con le donne e gli uomini dei vari uffici, fanno un lavoro enorme ma veramente con le mani nude, cioè si lavora con le mani nude, quindi così non si può andare avanti, quindi o c'è una consapevolezza da parte dello Stato in tutte le sue articolazioni che questa è una priorità assoluta oppure andremo sempre dietro all'emergenza del giorno che sta diventando sempre più pressante. Perché è un'emergenza che con gli attuali fondi i comuni non possono assolutamente affrontare, è così? Assolutamente, ma Napoli come gli altri, anche le città, come dire, più ricche di noi stanno in difficoltà, immaginatevi i comuni, i piccoli comuni, ancora peggio di noi, cioè quindi è una situazione davvero, io penso è una situazione drammatica, è drammatica perché attiene alla sicurezza, alla serenità, alla tranquillità di un popolo italiano, cioè di una nazione intera e non c'è questa consapevolezza, oppure se c'è non viene affrontata, noi daremo il massimo, voglio tranquillizzare da questo punto di vista i napoletani, i turisti, che la città di Napoli fa il massimo del massimo e tutto quello che potremmo fare sarà messo come sempre in campo. Assumere agronomi, assumere qualcosa. Guardate, proprio oggi c'era la commissione sugli agronomi, ci hanno lasciato senza agronomi. Cioè voi pensate che è normale che un governo nazionale non abbia consentito al comune fino oggi di avere un agronomo? Cioè con la nostra tenacia a fine anno riusciamo a 4 agronomi, ma 4 agronomi rispetto alla lotta ai cambiamenti climatici di che stiamo parlando?